Facciamo guardare i piedi del paziente e andiamo a toccarci giù le punte piano piano. Lei fa ginnastica, come avrete ben capito. Potete vedere pure voi. Pollice mano destra, pollice mano sinistra. Destra bloccata. Ok? Quindi è un blocco della base sacrale di destra. Con la lombare che compensa sotto. Ragazzi, in questi casi ovviamente risulta poi importante andare a valutare anche quella che è la rotazione di entrambe le anche, quindi rotazione arto destro, rotazione arto sinistro, più limitato, ok? Oh, sento proprio la sinistra diversa. Spingi col ginocchio verso il basso piano piano, perfetto, tutto bene, no, spingi, 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 continui a spingere. Stop. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, però su, giù. Prima cosa da rivalutare, i punti di referi. Primo Asias, secondo Asias. Già molto meglio, eh? Già un'altra cosa, ok? Ragazzuoli, adesso andiamo a manipolare la nostra sacroiliaca di destra, che appunto ci sta scompensando tutta l'area lombare. Valutiamo anche quello che è il movimento delle nostre anche, modulo modulo. Accetto tutto un feedback, ok? Giù. Relax, por favor. Ragazzi, adesso andiamo a fare un bel massaggio sulla muscolatura paravertebraria. E in profondità anche su quello che è il quadrato dei lombi, ok? Struttura che in questo momento appunto è in sovraccarico. E che noi giustamente andiamo a Di sovraccaricare. disovraccaricare, disse la scienziata. Oh mio Dio, questo è bellissimo. Tipo come se mi, all cioè se mi allungassi la parte massa della schiena, non so come dire. Destra. Lavoriamo un attimino il tratto sopra che appunto è in sovraccarico. Un bel respiro. Fuori tutto, fuori tutto. Grazie, finito il trattamento, rivalutiamo un attimo un paio di cose. Allora, sips e sips, guardati i piedi, vai giù a toccarti le punte piano piano. Totalmente un'altra cosa rispetto a prima, ok? Torna pure su, dolori, fastidi? No, molto Ok. meglio.